Ma i lottatori di sumo erano davvero grassi? Allora, il peso medio di un lottatore di sumo è di circa 160 kg. Il lottatore più pesante arriva addirittura invece a 230 kg. Ma perché negli altri sport di solito perdono peso e nel sumo no? Beh, ovviamente il peso nel sumo è fondamentale per vincere. A differenza degli altri sport di arti marziali, il sumo non ha categorie differenti, quindi i magri possono trovarsi contro i più imponenti. Molti pensano che i lottatori di sumo siano soltanto degli uomini sovrappeso. Ma non è proprio così. La percentuale di massa grassa di un lottatore si aggira attorno al 24% del peso corporeo, quindi comunque sotto la media giapponese. Quindi diciamo che il grasso è solo presente esteriormente e nasconde delle grandi masse muscolari. Perché ricordiamolo, questo è uno sport impegnativo e richiede allenamenti mirati e faticosi. Lo sapevate che i lottatori di sumo più forti, chiamati Yokozuna, sono più magri del lottatore di sumo medio e usano proprio come arma vincente il loro peso minore?